se le dico tram, lei che reazione ha? Potrei dire una parolaccia. Che non sarebbero stati tempi facili, i cittadini di Favaro lo sapevano da tempo. Promette in 5 mesi e dopo siamo avanti anni e anni, perché anche la nostra strada è 5 volte che mega cambia, non si poteva venire fuori, via Montecopolo. Ecco, la questione tempi certi è quella che più colpisce, perché tutti sanno che le rotaie che si srotolano sull'asfalto non sono ancora state inventate e la nascita di un comitato contro il tram è visto in modo intempestivo. Dovevano farlo prima però, non adesso, che ormai penso che non si ferma più. Alla municipalità di Favaro si studiano le vie per mitigare l'impatto dei cantieri. Noi stiamo vedendo di snellire il traffico, perlomeno via Monte Cervino, all'uscita via Monte Cervino, modificando l'uscita, creando un senso di marcia per quanto riguarda i mezzi pubblici che abbia una sua viabilità propria, creando poi un altro doppio senso di uscita sia verso Marte della Libertà, cioè la regionale 14, sia per via San Donà, e poi creando un'altra corsia per l'ingresso via Monte Cervino. L'esperienza di Padova con i suoi alti e bassi a Favaro viene seguita con grande attenzione. Saranno motivo per un'analisi approfondita e per fare in modo che quando cominci il periodo di preesercizio del tram di Mestre le criticità riscontrate a Padova siano già risolte per quanto riguarda i mezzi di Mestre e appunto questi mezzi siano già conformati dal punto di vista tecnico per evitare quanto è emerso.